Bene. Bene, Giorgio Vitali. Allora, se c'è un articolo che è indicativo della situazione attuale, è questo articolo del noto giurista Gustavo Zagrebelsky, che pretende di essere chissà chi, scrive libri e quant'altro, e mi pare che volevano nominarlo presidente della Repubblica. Comunque, tra lui e l'attuale presidente se la battono, diciamo bene. Tant'è vero che questo qui ci scrive di cosa parliamo se parliamo di giustizia. Ovviamente l'articolo è lungo perché è tutto quello, non vi tedierò di tutte queste cose, però alcune cose vanno dette perché sono abbastanza importanti. Se noi, come abbiamo detto prima, ci troviamo a sbattere sistematicamente contro l'opinabilità del comportamento della magistratura, è perché ai vertici della magistratura c'è della gente di questo tipo, e io quello che vorrei sforzarmi è proprio far capire come il marcio è diffuso dappertutto, capito? Comincia sempre dalla destra, però. Esatto. Devo parlare della giustizia. Siete in diritto di pensare che io sappia che cos'è. Invece no, secondo il celebre detto di Wittgenstein, ciò di cui non si può parlare con chiarezza deve essere taciuto, e questo è perfettamente vero, però Wittgenstein lo diceva in un altro contesto. Essendo giustizia parola oscura, dovremmo iniziare e finire qui il nostro incontro. Tuttavia, da sempre, proprio le massime questioni dell'esistenza si esprimono con parole tutt'altro che univoche. Dovremmo tacere? Se fosse tutto chiaro, perché parlare? Quante migliaia di parole Socrate ha dedicato alla giustizia? Cosa ben più preziosa dell'oro? Certo, la giustizia è più preziosa dell'oro, però c'è una cosa che poi io dirò. Eppure, perfino lui si diceva incapace di giungere ad afferrarla. E questo è stato scritto da Platone sul fondamentale opera sua La Repubblica. Se parliamo della giustizia o non parliamo, se parliamo della giustizia e non possiamo non parlarne, è proprio perché socraticamente sappiamo di non sapere. Possiamo però girarle intorno con qualche domanda secondaria di parole prudenti. Iniziamo così: può ammettersi che per uno sia giusto c'è ciò che non lo è per un altro? Alla luce dell'esperienza, sì, dobbiamo ammettere che ciò che è giusto per uno può essere ingiusto per un altro. La storia dell'umanità è una grande contesa tra diverse concezioni della giustizia. Se invece dicessimo no, ciò che è giusto per gli uni deve essere giusto anche per gli altri, dovremmo presupporre che esista la giustizia in senso assoluto e che noi si sia capaci di farla nostra, e così abitualmente. Prendiamo il più celebre fra i criteri di giustizia, uniquique sum, a ciascuno il suo. È facile essere d'accordo perché ciascuno può riempire il suo del contenuto che vuole. Ricordate San Martino che, incontrando un ignudo, scende da cavallo e divide con lui il suo mantello. Che cazzo sa di? Ecco, a ciascuno il suo. Ma che cazzo sa Abu, di questo? E Abu, non riuscivo a capire dove voleva parare. Sì, che cazzo sa di? E Abu, quello lì, se togli metà del mantello, ma sono capaci tutti di... L'hanno fatto pure santo, immagino un po'. Che concezione di santità che abbiamo, con cui abbiamo a che fare. Ma all'ingresso del campo di sterminio di Buchenwald, sapete che cosa c'era scritto? A ciascuno il suo. Ora io vorrei sapere che cosa c'è scritto al campo di concentramento di Gaza. Bravo. Se per caso. Bravo. O al campo di concentramento della Palestina. Io non c'è scritto un cazzo. Appunto. Quello è un crematorio vero. Appunto. Allora, alla luce del sole e all'aperto.
com'è possibile che questa formula della giustizia valga per San Martino e per gli aguzzini nazisti? Io mi sono letto, allora io ho un caro parente alla lontana che si chiama Ferniani, anche lui, sì. Si chiama Enea, che è un nome ricorrente nella mia famiglia, e questo Enea è morto qualche anno fa, oramai saranno 20 anni, 30 che è morto. È stato incarcerato in 3 diversi lager, quello di vicino Pavia, che non mi ricordo mai come si chiama, no, quello vicino a Venezia, Fossoli, e poi a mi sembra a Buchenwald Mauthausen, Germania, lì Austria, Germania. E allora io ho il libro scritto da lui, e che credo che sia una persona onesta, e scriveva esattamente quello che vedeva, e non c'è scritto in nessuno di questi 3 campi che sia mai stato cremato nessuno. E lui è stato liberato nel 44-45, quando sono arrivati i liberatori. Proseguiamo. Questo per dire, insomma, che dà una testimonianza di un mio parente, seppur alla lontana. Ma è chiaro, sono tutte cazzate, giusto questo le scrive. Com'è possibile che questa formula della giustizia valga per San Martino e per gli aguzzini nazisti? Questo è una poesia, capito? San Martino che dà metà del suo mantello, armato, come possiamo vedere nei disegni, nei quadri armati dell'armatura che ci aveva sotto la pura pelle. Era un centurione. Ma infatti. Quindi era uno della classe media, benestante. E certo. Perché? Alto locale. Perché è di per sé vuota. Lo stesso può dirsi per le altre formule generali, come a ciascuno secondo i suoi meriti e i suoi bisogni. In effetti queste frasi sono vuote, infatti sono utilizzate dal sistema attuale proprio per micchionare chi ci crede. Chi stabilisce che cosa sono i meriti e i bisogni, si dice anche non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te, o in positivo fai agli altri, eccetera. Ma chi sono gli altri? Sono il prossimo tuo. Ma chi è il prossimo? Gesù di Nazareth ha risposto con la parabola del Samaritano. Ma altri potrebbero dire quelli che appartengono al mio clan, al mio popolo, alla mia stirpe, oppure a tutta l'umanità. Ma ancora, siamo d'accordo sulla parola umanità? Quanto si è faticato a superare l'idea che i selvaggi non vi rientrino, e così le razze inferiori, i delinquenti nati, i malati mentali? E obiettivamente dobbiamo dire che qui questo concetto di evoluzione culturale lui l'ha centrato, ma non c'entra con la giustizia. Infatti. Questo è il punto essenziale. Perché? Infatti. Perché la giustizia è una cosa sola, non ci puoi girare attorno con il relativismo etico. Andiamo avanti. L'etica cristiana supera questa difficoltà, non però con la giustizia. Infissi il senso stesso del concetto della giustizia. Ma infatti adesso qui io voglio, poi chiudiamo qui. Non è correlabile a qualcosa. L'etica cristiana supera questa difficoltà, non però con una giustizia, bensì con l'amore, che è altra cosa della giustizia. Qui è un altro punto che io vi sento di condividere, in quanto amore, in senso platonico, perché l'idea che c'è una forza che è amore è platonico e non cristiano, fu fatta proprio dai cristiani, ma è platonico, è un superamento obiettivamente di altri rapporti. È chiaro che l'amore è qualcosa che è superiore, che tiene uniti a tutti gli elementi della vita. L'amore disincarnato che tanto piaceva anche agli illuministi del XVIII secolo entra in crisi, si svuota e si affloscia non appena entra in contatto con esseri in carne e ossa. Allora compaiono le ghigliottine preparati per i nemici dell'umanità, o i roghi delle inquisizioni per i nemici della fede. E qui siamo d'accordo. Però il punto su cui adesso mi vorrei fermare un istante, perché lo commenteremo altre volte, questo articolo per me è molto importante, l'avesse scritto un altro non me ne fregava niente. Siccome lo scrive una persona che pretende di essere ai vertici del concetto di giustizia in Italia, dobbiamo commentare una cosa molto semplice. La giustizia è un accordo di carattere contrattuale, se vogliamo, che sta alla premessa. No,
La giustizia è applicazione di regole precostituite. Non è detto che debbano essere, essere per forza, sì, amorevoli o per forza giuste in termini superiori. Certo, se si arriva ad elaborare delle normative di legge dello Stato che siano anche normative civili, tanto di guadagnato. Ma a noi ci basterebbe che venisse affermato. Guarda, anche l'ordalia che era accettata da tutti, era una legge ed era applicata ed era condivisa e accettata da tutti, che sapevano esattamente che rischiavano se facevano una cazzata. Esattamente, non solo. E quindi quella era giustizia quando è condivisa, quando c'è un ordinamento e quando quell'ordinamento è accettato attivamente e passivamente da tutti. Hai detto una cosa talmente importante che mi permette di citare un altro fatto che pochissimi conoscono e che riguarda appunto la fine del povero Girolamo Savonarola. Allora, siamo nel pieno di una cultura rinascimentale, abbiamo uno dei preti più acculturati e più colti della sua epoca, ebbene fu sfidato a camminare sul fuoco dai francescani, era un'ordalia. Allora, se tu che sei un elaboratore concettuale di una dottrina che ormai ha come minimo 1000 anni e accetti di fare un'ordalia, cioè di camminare sul fuoco, perché i francescani che si dicono tanto buoni, che invece erano pagati dal Papa per far fuori... Il francescanesimo si è corrotto immediatamente dopo la morte di Francesco. Esattamente. Dopo, all'inizio del 1300, quando Bonifacio VIII ha rivisto tutti gli ordini, ha fatto repulisti. E quelli che sono rimasti erano d'accordo con la cabale della nobiltà nera. Esattamente. Ci sono stati storicamente definiti due francescatesimi, uno che è rimasto quello dei puristi e dei paperisti, che hanno fatto tutti una brutta fine, e l'altro che si è adeguato perfettamente alle linee papali e che è stato riconosciuto, per cui anche San Francesco, capito, ricordatevelo bene, ha dovuto in qualche modo trovare degli accordi. Comunque aveva le spalle coperte perché era amico. Era figlio di Bernardone, che era banchiere, non ce lo scordiamo mai. Attenzione, figlio di Bernardone, come questo qui è figlio di Bernardo. Questo Bernardo qui c'è sempre. Ricordiamolo anche, con questo la finiamo, perché la elusione delle norme di legge è sempre presente quando c'è un potere infame. Allora, a noi ci basterebbe che invece di avere dei giuristi che arzigogolano e cercano il pelo nell'uovo sul concetto di giustizia, ci basterebbe che in Italia fossero salve le regole. Se c'è una regola e questa regola non è osservata, il magistrato deve attenersi alla regola, perché il cittadino che ricorre al magistrato fa riferimento a delle regole che i magistrati sono i primi a disattendere. Ecco quella, la tragedia dell'Italia. Non è detto che queste regole siano necessariamente giuste. Se noi stabiliamo che chi tampona una macchina è colpevole, a prescindere, perché è giusto, se no ci sarebbero delle cause che durano 50 anni per un tamponamento da 10 euro, capito? È perché a priori è stato stabilito questo, che semplifica tutto. E questo io voglio dire ai nostri amici: noi siamo per la legge, qualora la legge non deve avere tanti arzigogoli di giustizia più o meno, ma deve essere una legge chiara, percepibile da tutti e che tutti possono agire come la cosa grave in tutto questo è che le leggi non vengono conosciute dalla massa della gente. La gente non sa come si deve comportare, perché inizialmente non si fidano della magistratura, la quale è la prima a tradire la legge stessa. Dicevi nel mondo anglosassone? Nel mondo anglosassone almeno abbiamo quel common law, che obiettivamente è molto importante e che servirebbe moltissimo in Italia. Come lo è quella inossidabile, inossidabile. Regola tradizionale da 100 anni, 1000 anni. Esattamente, ci sono delle regole per cui se tu dai una botta, se uno facendo marcia indietro ti viene addosso, la colpa in teoria è tua, c'è poco da fare. Ti devi attenere a quella regola, dice, ma come faccio a saperlo?
che ne, chi se ne frega, ne fai, vabbè. Quella è la regola, cerca di evitare di farti venire addosso da uno che fa marcia indietro. Ma se no qui stiamo, continuiamo a girare, a menare i campellaia, è quello che vuole la classe dirigente dei magistrati che oggi sgovernano questo paese. Bene. Aug. Laudetur prima. Saluti. Laudetur prima. Grazie Giorgio, saluti. Sempre.